Cari studenti e cari genitori, benvenuti alla presentazione del corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica. Io sono il professor Giovanni Vozzi, presidente dei corsi di laurea in Ingegneria Biomedica e Bionics Engineering. E il corso di laurea in Ingegneria Biomedica è un corso di laurea a numero programmato, come potrete vedere dal video dei referenti per l'orientamento, ed afferisce al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Prima di tutto, che cos'è l'ingegneria biomedica? L'ingegneria biomedica è un settore dell'ingegneria che cerca di mettere insieme gli aspetti e le metodiche tipiche dell'ingegneria con le problematiche che si riscontrano in ambito medico, in ambito biologico, al fine di mettere a punto delle metodiche che possano aiutare il medico in fase di diagnosi, per avere una diagnosi sempre più precisa e meno affetta ad errori, e soprattutto di sviluppare dei dispositivi che possono essere esterni o che possono essere impiantati per ripristinare le funzionalità del tessuto dell'organo danneggiato e soprattutto che migliorino la qualità della vita dell'individuo quando questo è affetto da una patologia. Il corso di laurea di Ingegneria Biomedica triennale prevede l'acquisizione di 180 crediti in 3 anni, dopodiché lo studente può accedere a una delle due lauree magistrali che vi presenterò in seguito, che si articolano su 2 anni per un numero complessivo di 120 crediti. Quali sono gli obiettivi formativi di questo corso di laurea? Fornire allo studente, quindi ai laureati, le giuste conoscenze scientifiche, ingegneristiche, per affrontare dei problemi complessi che quali quelli che normalmente sono presenti all'interno di un corpo umano, al fine di progettare ed analizzare dei dispositivi che possano migliorare la qualità della vita dell'individuo e soprattutto capire come il materiale con cui è fatto il dispositivo stesso, interagiscono col fenomeno biologico. Dall'altra parte, il corso di laurea cerca di fornire ai laureati tutte le conoscenze tali per gestire l'impatto che la tecnologia che si sta sviluppando o che si analizza hanno nel contesto sociale, nel contesto ambientale. Sviluppare quindi dei dispositivi che siano efficienti, rispondano ai problemi etici che spesso ci si incontra, che siano sicuri, che siano di qualità e quindi anche capire come debbano essere gestiti e organizzati nell'ambito di un sistema socio-sanitario, che sia pubblico o che sia privato. Gli ambiti bioingegneristici su cui il corso di laurea analizza e attiva la sua peculiarità sono, diciamo, l'analisi delle proprietà dei tessuti, la generazione di segnali elettrici e quindi come analizzare e progettare delle apparecchiature che permettono di acquisire questi segnali, queste immagini con cui poter ricostruire la struttura di un organo sano e malato, per mettere a punto poi delle metodiche di terapia che possono essere condotte o direttamente nell'ambito ospedaliero, quindi direttamente nell'ospedale o addirittura da casa tramite tecniche di telemedicina. La particolarità del corso di laurea è che prevede all'interno docenti provenienti da diversi enti di ricerca o istituti universitari presenti in Pisa, quindi non solo docenti dell'Università di Pisa, ma docenti della Scuola Superiore Sant'Anna, docenti che lavorano presso il Centro di Ricerca Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, che lavorano presso l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Il primo anno, come potete vedere, è un tipico anno di un corso di laurea in ingegneria, dove abbiamo i corsi di matematica, di fisica, di chimica, di informatica. Quindi ingegneria biomedica non è un succedaneo di medicina e biologia, ma è un corso di laurea di ingegneria. Questo tengo molto a precisarlo. Nel secondo anno lo studente inizia ad affrontare tematiche sempre più inerenti l'ingegneria, che è soprattutto inerenti ai settori che sono più affini all'ingegneria, quindi dall'ambito elettrico, elettronico, all'automatica, alla meccanica, per poi iniziare ad analizzare le tipiche problematiche del settore bioingegneristico.
Quello che normalmente viene fatto durante il secondo anno è che lo studente inizia a comprendere come è fatto un circuito elettrico, che è poi alla base di ogni dispositivo biomedicale, quindi come analizzarlo, per poi apprendere tramite l'elettronica analogica e digitale a sviluppare dei circuiti e dei sistemi sempre più complessi che normalmente noi troviamo in tutte le apparecchiature biomedicali e soprattutto apprende come un segnale, visto che il corpo umano è pieno di segnali, sia elettrici che non, possa essere acquisito, possa essere analizzato in maniera da togliere tutte quelle fonti di disturbo che ne possono alterare la sua analisi e quindi potrebbero indurre in errore il medico durante la fase della diagnosi. Lo studente inoltre apprende tutte quelle tematiche riguardanti il controllo sia dei processi industriali, visto che poi i dispositivi dovranno essere realizzati in un ambiente industriale, ma anche tutti i sistemi di controllo dei sistemi robotici che stanno diventando sempre più presenti nell'ambito clinico per supportare al meglio il medico anche durante l'intervento chirurgico. D'altra parte, il corpo umano è una struttura meccanica, dinamica, quindi è importante imparare a conoscere come si comporta meccanicamente il corpo, quali caratteristiche principali meccaniche è fondamentale conoscere e analizzare al fine di poter sviluppare dei dispositivi, come potete vedere qui ad esempio il robot Da Vinci, che possa aiutare e supportare il medico nell'ambito di un intervento chirurgico e quindi ricreare e riprodurre le stesse funzionalità che ha un arto umano. Ovviamente, poiché il nostro focus è il corpo umano e dell'individuo, ma ogni individuo ha una storia a sé. Per cercare di capire quali sono le caratteristiche principali di una popolazione o di popolazioni affette da una medesima patologia, è importante imparare ad utilizzare i metodi matematici che permettono di estrarre le caratteristiche principali che ci permettono di dire se una persona è affetta o meno da una determinata patologia e quali caratteristiche sono quelle dominanti nello sviluppo di una determinata patologia, soprattutto per comprendere poi se la terapia che viene adottata sta funzionando o meno. Quindi, una volta analizzato questi aspetti, quindi capite quali sono le caratteristiche principali, utilizzando dei supporti informatici avanzati, lo studente può iniziare a modellizzare e a riprodurre i sistemi biologici e capire come una semplice interazione, un semplice disturbo può alterare la funzionalità dell'organo, del tessuto che si sta modellizzando. Al terzo anno, lo studente poi ha un esame a comune, poi può scegliere in base alle sue aspettative, ai suoi desideri, a ciò che gli piace di più, o il curriculum di ingegneria dell'informazione o il curriculum di ingegneria industriale. Il corso, diciamo, a comune è il corso di fenomeni di trasporto perché il corpo umano prevede il trasporto di diversi principi fisici, quali l'energia, il moto e la massa, solo che il corpo umano è un elemento attivo che interagisce con tutti questi principi fisici, quindi è importante capire come modellizzare un qualcosa che non è un elemento passivo, ma è un elemento attivo come il corpo umano. Il curriculum di bioingegneria industriale è principalmente focalizzato su tutti quegli aspetti meccanici dei materiali e sullo sviluppo di principalmente dispositivi che interagiscono col corpo umano, che possono essere in un certo senso impiantati all'interno del corpo umano o prevedono una forte interazione col corpo umano. Quindi si analizzano come i disturbi, le vibrazioni alterano il comportamento meccanico per far sì che anche la protesi, che non è un elemento attivo, ma è composta da materiali più passivi, potremmo dire, reagiscono a questi disturbi, a queste sollecitazioni in maniera da alterare, mantenere inalterate le loro funzionalità e quindi riuscire a capire quali sono le caratteristiche principali che ogni tessuto, che sia una cartilagine, il rene, il fegato, noi dobbiamo andare ad analizzare come, quali metodiche dobbiamo utilizzare per poter ricavarne le sue proprietà e poter cercare il materiale che meglio fitta con queste caratteristiche analizzate.
Per di più, il corpo umano è un sistema complesso dove tutti gli organi, tutti i tessuti interagiscono tra di loro. Molto spesso le loro funzioni e le loro caratteristiche non sono ben note. Quindi quello che fa l'ingegnere è di schematizzare il tutto con una sorta di scatola nera dove ha degli ingressi, ha delle uscite, e questa scatola nera è rappresentata da una funzione che mi mette in luce quali sono le caratteristiche principali di quel tessuto, di quell'organo, in modo tale che, conoscendo queste caratteristiche, quest'organo, quindi questa funzione, poi si possa progettare e sviluppare dei dispositivi di supporto e di ausilio al paziente, quali gli ossigenatori, i dializzatori, i pacemaker, per ristabilire la normale funzionalità del tessuto affetto da una certa patologia. Ovviamente, poiché tutte queste strutture devono entrare in contatto col corpo umano, è importante capire quali materiali posso utilizzare, cos'è un biomateriale, cioè un materiale che interagisce col corpo umano senza indurne alterazioni, quali caratteristiche e quali normative deve rispondere e quali caratteristiche ha, in maniera tale che poi si possa disegnare e progettare un dispositivo di supporto, una protesi che una volta impiantata rigenera la stessa funzionalità del tessuto originario. Il curriculum invece di bioingegneria dell'informazione si occupa principalmente diciamo, di tutto il tessuto, tutto il corpo umano visto come produttore di segnale, quindi si analizza come nasce il biopotenziale, quindi il segnale elettrico all'interno dei tessuti eccitabili e non, principalmente focalizzandoci sul cuore, sul cervello, quindi da dove nasce, quindi laddove deve essere prelevato e quali possono essere le fonti di disturbo di questo segnale e come questo segnale elettrico poi porta allo sviluppo e all'attivazione dei sensi. Quindi cos'è un senso? Pensiamo al senso del tatto, della vista, dell'udito e come possa essere riprodotto utilizzando dei dispositivi elettronici, quindi come si può passare dal senso naturale al senso artificiale. Ovviamente nella fase di sviluppo di questi dispositivi di senso o di acquisizione segnale è importante imparare e a comprendere come funziona un sensore, quali sono le sue caratteristiche e dove deve essere posizionato, e in maniera tale che poi possa diventare parte integrante del dispositivo biomedicale, che sia un elettroencefalografo, un elettromiografo, un elettrocardiografo o una semplice macchina per la risonanza magnetica o una macchina per i raggi X. Ovviamente tutte queste tecnologie hanno un impatto, quindi è importante che i vari dispositivi vengano progettati e analizzati in maniera da rispettare tutte le certificazioni e abbiano tutte le verifiche di sicurezza e di controllo che normalmente vengono richieste. E soprattutto lo studente imparerà come può essere acquisita da una struttura sanitaria, che sia pubblica o privata, una certa attrezzatura attraverso, ad esempio, le gare d'appalto. A concludere il percorso, poi ci sono delle attività a scelta dello studente che formano ancora di più lo studente stesso, quali corsi di biochimica, di fisiologia, di scienze e tecnologia dei materiali, o addirittura lo studente può scegliere di svolgere un tirocinio presso una ditta o un ente di ricerca o una struttura sociosanitaria in maniera da mettere a frutto tutto ciò che ha acquisito nel corso dei 3 anni. Dove trova sbocco l'ingegnere biomedico? Ma trova sbocco sia nell'ambito industriale, nelle aziende biotecnologiche, farmaceutiche, di dispositivi biomedicali, che nei centri di ricerca, che nelle strutture sanitarie. I laureati in ingegneria biomedica, il 90% trova lavoro in meno di un anno, precisamente in circa 6-7 mesi dalla laurea. E cosa fanno? Si occupano non solo della progettazione dei dispositivi, ma anche della loro gestione, della loro verifica, quindi del rispetto delle normative e soprattutto anche nella fornire assistenza tecnica a questi dispositivi. Il mercato italiano biomedicale si è modificato notevolmente negli ultimi anni. Prima era semplicemente basato sulla distribuzione, ora
progetta e realizza dispositivi biomedicali. Ricordiamoci che l'Italia è il quarto paese per spesa pro capite in dispositivi medici e cercare di sviluppare nuovi dispositivi che siano sempre più efficienti, limitano il tempo di ospedalizzazione del paziente, migliorandone la qualità della vita, ha un notevole impatto soprattutto per quanto riguarda la spesa pubblica sanitaria. È un mercato molto giovane, è un mercato dove rispetto alla media europea, le donne trovano maggiore occupazione. Normalmente il 60% degli studenti del corso di laurea in ingegneria biomedica è composto da donne e i laureati in ingegneria biomedica dell'Università di Pisa trovano grossa occupazione non solo in Italia, ma anche in Europa e soprattutto anche all'estero, in America, in Australia o nei paesi asiatici. Alla fine del percorso di laurea triennale, lo studente può scegliere se continuare con il percorso di laurea magistrale in ingegneria biomedica, che affronta in maniera più specifica determinate tematiche già in parte analizzate durante il corso di laurea della triennale, quindi cercando di mettere a punto dei sistemi per l'acquisizione dei segnali che permettono di monitorare l'attività del tessuto in maniera sempre più precisa anche a livello cellulare, sviluppare dei dispositivi che permettono di monitorare l'attività del paziente in maniera non invasiva utilizzando degli smartwatch, dei cellulari, sviluppare delle tecniche che combinino realtà aumentata e realtà virtuale per supportare il medico in fase chirurgica per ridurre il danno o imparare a utilizzare le tecniche di stampa 3D al fine di sviluppare organi o tessuti da impianto in maniera che siano composti non solo da materiali classici, dai classici biomateriali, ma anche da cellule del paziente stesso per evitare fenomeni di rigetto o addirittura sviluppare dei dispositivi robotici che permettano di ricreare le stesse funzionalità, le stesse sensazioni che normalmente l'individuo ha con l'utilizzo del suo arto. L'altro corso di laurea è un corso di laurea congiunto tra l'Università di Pisa e la Scuola Superiore di Sant'Anna, la laurea magistrale in Bionics Engineering, che è un corso di laurea in tutto in lingua inglese aperto a 30 studenti a cui si accede tramite esame, che cerca di affrontare due tematiche innovative della bioingegneria, l'ingegneria neurale e la biorobotica. Quello che cerca di fare questo corso è, da un lato, per quanto riguarda l'ingegneria neurale, sviluppare e mettere a punto nuove metodiche che permettano di comprendere la parte forse più oscura del corpo umano, che è il cervello, e quindi come vengono prodotte le emozioni, laddove si creano i ricordi, acquisire e sviluppare nuove tecniche per la sua analisi, e dall'altro canto, per l'aspetto biorobotico, sviluppare da esoscheletri a dispositivi robotici a sistemi che mimano e quindi che sono bioispirati con strutture biologiche presenti in natura. Qui potete trovare il mio contatto, quindi se avete necessità potete scrivermi e io risponderò alle vostre domande, alle vostre curiosità. Trovate il sito del corso di laurea. E lasciatemi dire per concludere, se il vostro interesse è cercare di comprendere come funziona il corpo umano e sviluppare qualcosa che possa trovare una pratica applicazione nel contesto medico e biomedicale, quindi unire l'ingegneria alle problematiche tipiche della medicina e della biologia, questo è il corso di laurea. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di trovarvi nel prossimo anno accademico, miei studenti. Arrivederci.